Ciao a tutti ragazzi, qui ZW Jackson e bentornati nel mio canale. Siamo qua con un One Viz One. Prima di tutto in descrizione troverete ancora il link per scaricare One Football. E poi vi volevo dire un'altra cosa: per chi non sapesse ancora questa serie, ho già fatto Dybala contro Messi e praticamente vi invito a commentare qua sotto con quali altre sfide vorreste appunto per i prossimi One Viz One. Vi dico già che domani ci sarà André Silva contro Icardi per il derby. E quest'oggi, dato che c'è appunto Roma-Napoli, sono qua per fare Nangolan contro Marek Hamsik. Come potete vedere in questa squadra c'è Hamsik con Nainggolan in tribuna, quindi non sarà neanche possibile metterlo dopo. E andiamo a vedere appunto l'altra squadra dove ho dovuto mettere Hamsik, ma facciamo così, guarda, mettiamo Nainggolan e appunto Hamsik non è convocabile. Quindi dopo, adesso io gioco, poi cambierò, farò giocare il computer e appunto ci saranno da una parte Hamsik e dall'altra Nainggolan. Andremo a vedere chi fa più gol, chi fa più assist, chi fa magari il numero di dribbling maggiore, chi prende il voto maggiore, chi fa più passaggi, chi fa più contrasti. Andiamo a vedere appunto questi due giocatori in confronto su FIFA 18. Iniziamo. Ok ragazzi, come possiamo vedere siamo in campo e vi faccio vedere che noi abbiamo la squadra con Nainggolan. Però andiamo appunto su impostazioni, seleziona l'auto, per adesso lo faccio vedere perché comunque non ho la serie, magari qualcuno non lo sa. E poi comunque se vorreste anche imitare a farveli a casa vostra, ragazzi, vi insegno. Come potete vedere in questa squadra c'è Hamsik e adesso facendo appunto la stessa cosa e mettendo il cursore, il controller nel mezzo, praticamente giocherà il computer. E come sempre io vi accompagnerò con una bellissima, speriamo, telecronaca. Lasciate un bel mi piace ragazzi perché ho bisogno del vostro supporto più totale. Comunque la squadra di Nainggolan è quella arancio, mentre invece la squadra di Hamsik ovviamente è quella blu. Così che magari appunto Nainggolan è arancio come più o meno la Roma, quindi lo capiamo subito. E Hamsik è appunto blu come più o meno il Napoli azzurrino. Cioè raga, senza neanche farlo apposta. Nainggolan intanto recupera subito un bel pallone e va a dare l'assist per Papazoglu, che la mette ancora per Nainggolan. Ancora Papazoglu, Hoin Arnarsson. Perché prendo sempre queste squadre con i cognomi impronunciabili? Però attenzione a Nainggolan, la sponda Gyasi, ancora per Carlsen. Nainggolan va al tiro, primo tiro della partita con Nainggolan, che poi sviene malissimo. Però insomma, Nainggolan per adesso molto più offensivo rispetto a Marek Hamsik. Eccolo qua però, Hamsik subito vuole contraddirmi, però perde palla. Carlsen fa un buonissimo recupero. Marek Hamsik magari come COC, secondo me, ha più possibilità di fare gol rispetto a Nainggolan, perché Nainggolan, cioè, l'ho sempre visto come un giocatore che spezza il gioco, mentre invece Hamsik più come un regista che però fa anche gol. Cioè mi ricordo tipo il Napoli di 3 anni fa con Hamsik che veramente andava quasi sempre in doppia cifra, cioè a stagione faceva un sacco di gol. Papazoglu intanto perde palla, adesso Nainggolan può far partire il contropiede con Gyasi che la mette per Carlsen e Nainggolan, vedi, rimane un po' dietro. Eccolo qua, Nainggolan la mette dentro per Papazoglu. Ancora Nainggolan, attenzione perché c'è una buonissima azione con... Oddio, che con... cos'è quella lettera? Branson. Sicuramente non si leggerà così, però tanto è sfumato tutto, quindi magari questa clip non la metto neanche, anzi la metto. Rimessa, il cognome impronunciabile. Nainggolan alza la mano, ma non gli viene servito il pallone. Ancora pallone questa volta per Nainggolan che è in aria. Nel super 1 Nainggolan può mettere un buon traversone, il pallone in mezzo. Papazoglu, che erroraggio sotto porta, ma Nainggolan, cioè, che pallone gli aveva messo dentro? Ah, corner, ah, ok, calcio d'angolo, quindi magari non è tutta colpa di Papazoglu. Marek Hamsik adesso tocca palla, il giocatore del Napoli, e la gira molto bene. Ancora prova a chiudere un triangolo Hamsik, perché si era inserito bene, però il pallone non gli è stato dato. Attenzione intanto, sponda, possibilità di tiro, tiro però non di Marek Hamsik, anzi non c'era proprio entrato nell'azione. Vediamo se magari da questo calcio d'angolo, perché Hamsik è molto alto. Traversone però lunghissimo, ciao, il portiere la tocca. Eccolo Hamsik dentro, attenzione anche qua, porcaccio. Sempre Papazoglu, perché è sempre lui l'attaccante. Si sta sbagliando gol da entrambi le parti. Guarda qua Hamsik, che tocco incredibile. Poteva fare l'assist. Cioè, guarda, infatti
cioè applausi da parte di Hamsik per il compagno, però doveva metterla dentro. Hamsik aveva dato un grandissimo pallone. Eccolo qua, Hamsik distrutto fisicamente da Gyasi. Comunque sta salendo molto più in cattedra adesso Marek rispetto a Nainggolan. Nainggolan si è un attimino calmato, i primi minuti veramente faceva il macello. Quindi vediamo adesso se nello scadere del primo tempo potrebbe succedere qualcosa. Nainggolan va al tiro, meno male che si era calmato. Tiro di Nainggolan dal limite dell'aria, bestemmia nella sua lingua. Però qua bruttissimo tiro di Mancino, non è neanche il suo piede. Quindi secondo me finirà ancora 0-0 questo primo tempo. Ok, 0-0 come pronosticato. Andiamo a vedere per adesso le valutazioni del primo tempo. Allora, Nainggolan 6.7, Hamsik 7.2. Non mi metto qua a far vedere appunto passaggi e tutto, perché li vedremo alla fine della partita. Per adesso è in vantaggio Hamsik sulla valutazione. Eccolo qua, proprio mare chiaro Hamsik, che allarga per il cognome impronunciabile. Ancora Hamsik, perde palla. Vediamo se ci potrà essere un contropiede con Nainggolan, che come sempre gira molto bene questo pallone. Marligno attende la sovrapposizione di qualcuno, riparte ancora dietro, ancora Marligno dentro, Papazoglu. Nainggolan per adesso sta facendo la punta, vediamo se lo troveranno i compagni. Ancora Papazoglu, ancora Marligno, eccolo qua, Raja Nainggolan, il passaggio centrale, buona idea, però il passaggio non è che fosse dei migliori, diciamo. Occhio, Hamsik fuori gioco, era in fuori gioco Marek. Hamsik adesso, Papazoglu, magari aspetta ancora l'inserimento di Hamsik, si riparte dietro per Gyasi. Occhio Papazoglu, perché Hamsik è pronto, riceve palla, Marek la mette dentro il tiro. Facile parata per Lie. Nainggolan adesso può far partire un contropiede, ancora per il terzino e ancora Raja Nainggolan, che veramente è un perno, cioè praticamente fa da filtro in mezzo al campo. Poi ovviamente gli altri perdono palla, però Nainggolan è sempre quello che prova a far ripartire il gioco anche qua in pressing, e insieme a Gyan lì, l'altro giocatore in mezzo al campo, riescono a fermare molti palloni. Adesso il cognome impronunciabile, occhio perché Mark Hamsik non ci arriva per pochissimo, questione di centimetri. È uscito benissimo da lì, potrebbe anche provare un traversone. Arnason, Gyasi, magari si potesse far vedere in mezzo qualcuno. Occhio di lì, non è calcio di punizione, non c'è calcio di punizione, incredibile. Marligno può partire in contropiede, la squadra di Nainggolan che adesso proprio prende pallone, ma Nainggolan di tacco per Carlsen dentro per Raja Nainggolan. Nainggolan in questo secondo tempo si sta spegnendo ancora di più. Hamsik invece diciamo che ha tenuto più o meno la prestazione iniziale del primo tempo. Vediamo adesso Papazoglu che aspetta l'inserimento proprio di Marek Hamsik, preferisce andare ancora esternamente. Può esserci un traversone lunghissimo, il pallone che resta lì spazzato dalla difesa con Nainggolan, che adesso però non perde palla, anzi riesce a darla molto bene per l'esterno. Ancora Gyasi, occhio a Nainggolan, attenzione perché la squadra è salita, la squadra arancio è salita. Brutto però il passaggio, doveva ridarla in mezzo Gyasi. Comunque ragazzi, il giocatore è fondamentale per entrambi le squadre. Occhio, traversone lunghissimo, Ramstel, Gyasi aspetta magari l'inserimento dietro di qualcuno, lancio ancora per l'esterno, Marligno va giù. Cos'è? Calcio di rigore, calcio di rigore, rigore, no, punizione, punizione, assurdo, mi sembrava rigore. Occhio intanto però lo stesso al calcio di punizione. Giuro ragazzi, mi sembrava troppo calcio di rigore, perché cioè l'arbitro ha fatto così, ho detto gli avrà dato il rigore, invece no, semplice punizione. Forse l'ultima occasione al 90esimo con Papazoglu, Kirkeshov, l'ultimissima occasione, Brundstone lì, cognomi impronunciabili, viene fermato e finisce 0-0. Nel 1v1 ragazzi non ci sono i calci di rigore, non ci sono i tempi supplementari, andiamo a decretare il vincitore appunto guardando le valutazioni. Allora, Nainggolan prende 7 e Hamsik prende 7.6. Nelle valutazioni Hamsik proprio se ne esce con la siga in bocca, così. Allora, reti ovviamente 0, perché è finita 0-0 la partita, idem assist. Tiri in porta, Nainggolan ha fatto 2 tiri in porta, però non centrando lo specchio della porta. Hamsik non ha fatto nessun tiro in porta. Passaggi completati, Nainggolan ha fatto 19 passaggi giusti su 21 provati, quindi una grandissima media.
Amsic invece ne ha fatti 19 giusti su 20 provati, quindi anche sui passaggi Amsic spicca. Dribbling completati: Nainggolan ha completato 9 dribbling su 11 dribbling tentati, Amsic ne ha completati 10 su 15, quindi per i dribbling si aggiudica lo scontro Nainggolan. Cross completati: Nainggolan non ha fatto nessun cross, idem anche Amsic. Contrasti: Nainggolan ha fatto un solo contrasto e l'ha vinto, Amsic non ha fatto nessun contrasto. Quindi ragazzi, per appunto queste statistiche, il vincitore di questa sfida è Marek Amsic. Fatemi sapere come potrebbe finire questa sfida nella realtà. Ci vediamo domani con Andre Silva contro Icardi. Mi raccomando ragazzi, mettetevi la campanellina, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. In descrizione come sempre OneFootball e il mio profilo Instagram, seguitemi in tanti. Da Z a voi tutto, ciao ragazzi.